Lampi di fuoco attraversarono la nave, squarciando vele, recidendo corde o sprofondando nella carena. I proiettili fischiarono tra i pirati e qualcuno venne colpito, lasciandosi dietro poltiglie di ossa e sangue. Vi starete chiedendo cosa ci faccio qui? Beh, probabilmente se lo sta chiedendo anche Africa, forse anche Eugenio. Innanzitutto, benvenuti nei 7 minuti dedicati agli scrittori emergenti, un nuovo spazio ideato dal blog di Leonora Marzella e il suo team che forse un giorno conoscerete. Ma a proposito di conoscere qualcuno, oggi vi presento, con la puntata zero, Eugenio Pochini, il mio autore emergente che viene proprio da Civica Vecchia. Benvenuto Eugenio! Grazie Leonora, grazie. Oggi vi presentiamo il suo libro. Guarda un po' Africa, guarda che ci sta qua, delle monete e un forziere. Forse sono degli elementi di Sangue Pirata. Sangue Pirata, ma che cos'è questo nuovo libro? Che nuovo libro è? Un libro che parla di pirateria, racconta una storia ambientata nel Mar dei Caraibi e di avventure per mare. I protagonisti, Johnny per esempio, so che attraverserà diverse avventure, incontra Barba Nera. Sì. Ma sei per caso tu Barba Nera? Sono calato un po' dalla parte e si vede che sono rimasto imprigionato nel ruolo. Hai detto bene, Johnny è il protagonista principale della mia storia, un ragazzo che vive a Porto Rovigo con la madre e è costretto un po' a tirare così, a campare durante la giornata e si imbatte casualmente, va, mettiamola così, nell'esistenza di un possibile tesoro. Tesoro però a cui anche Barba Nera sta dando la caccia e i due si ritroveranno invischiati in una serie di avventure pericolosissime con Johnny costretto ad arruolarsi nella ciurma del pirata. Ma a proposito della ciurma e del pirata, so che c'è un tesoro, ma è un tesoro molto particolare. So che tu sei di Civitavecchia, quindi una bellissima cittadina con un porto veramente degno di nota. Quanto Civitavecchia o comunque quest'area portuale ha inciso all'interno di Sangue Pirata, non ti ha influenzato in qualche modo? Sì, essendo cresciuto in una città di mare, degli elementi, chiamiamoli biografici, ci sono all'interno del libro. Sicuramente mi ha aiutato per trarre anche ispirazione. Io poi personalmente mi sono anche documentato sul periodo storico, quindi basato più su quello che su cose che posso aver vissuto io durante la mia infanzia. Sicuramente sì, l'ispirazione me l'ha data Civitavecchia. E dimmi un po', qual è l'ingrediente segreto per essere un bravo autore? Questa è una domanda da un milione di dollari, mi direbbe qualcuno. Qui abbiamo delle monete, ti potrebbero passare forse. Ma no, io non sono il pirata, non sono giovane, quindi non vado alla ricerca del tesoro di cui parlo. L'ingrediente sicuramente è talmente personale che ognuno potrebbe dire la sua. A proposito di personale, ci sta mica qualche donna all'interno del libro? Sì, c'è una figura femminile che incontriamo a metà del romanzo, ovviamente. Chi è? Dici un po'. È un personaggio inizialmente ambiguo, che io tratteggio quasi come un antagonista. Anche se poi qui di buoni e cattivi non è che ci sia questa grossa differenza tra i ruoli, ognuno poi ha i suoi lati negativi e ha i suoi lati positivi. Questa donna è inizialmente sì un personaggio cupo, oscuro, misterioso, che per una serie di motivi sarà costretta ad imbarcarsi anche lei nella ciurma di Barba Nera insieme a Johnny e ad altri personaggi e si rivelerà essere una sorta di chiave di volta per tutta la vicenda. Però di più non ti voglio dire, sennò poi mi spoilerò da solo. Ma io voglio scoprire una cosa, scrivere un libro da 460 pagine è forse un impegno abbastanza importante. L'hai scritto di notte, viaggiando, dove eri quando narravi questa storia? Ero un po' da tutte le parti e da nessuna. Ci mostri sulla cartina, dove eri? Allora, ufficialmente ero qui. Qui. Diciamo che mi sono ogni momento buono della mia giornata andava bene, insomma, per scrivere, che sia stata di sera, di viaggio, di giorno, quando c'era ispirazione, per me è quello importante. So che ti sei autopubblicato e questo è un aspetto molto importante dell'editoria d'oggi, perché come spesso possiamo notare, l'editoria sta cambiando e anche gli editori stanno assumendo un ruolo diverso. Proprio Eugenio ha pubblicato il suo libro da sé, quindi in questa giungla terribile dell'editoria lui si è distribuito.
pubblicato da solo attraverso Amazon. Ci racconti la tua esperienza? Allora, io su questo apro una breve parentesi e ringrazio la mia editor, Miriam Mastrovino, che è autrice anche lei di libri molto belli, tra l'altro, pubblicati sia con case editrici sia da sé. E durante la correzione delle bozze, comunque di Sangue Virata, mi consigliò questa strada. Mi consigliò questa strada dandomi sulla sua esperienza, che effettivamente ho riscontrato. È difficile, l'hai detto anche tu, nell'editoria italiana è un vasto oceano dove muoversi, dove bisogna sapersi muovere e dove è facile perdersi. E questo sicuramente tu lo sai anche meglio di me. Ma soprattutto mi hanno detto una cosa, Africa. Ma tu lo sapevi che Eugenio presenterà il suo libro a Roma nei prossimi giorni? Sei stata informata bene, Africa, evidentemente è una blogger, ha imparato la migliore. È ben informata, è ben informata, signore. Io presenterò il libro alla rassegna degli scrittori e degli autori emergenti. Oh mio Dio, questo evento mi suona forza nuova, chi l'ha organizzato? Questo non so se conosci Romana Marcella, non lo so. Mi sta... No, non credo di conoscerla, lo sai? E guarda, non ti perdi niente. Immaginavo, mi hanno detto che è un pessimo elemento, Io presenterò il libro il 12 febbraio allo Spazio 5, via Crescenzo 99, in questa rassegna organizzata da te, e questo ti ringrazio. Quindi sono io che ho una Marcella. Ti faccio sapere, adesso devi prendere anche queste responsabilità. Ah, ma stai ascoltando cosa dice Eugenio? Ma fino dalla mia parte. Niente, si sta addormentando, c'è poco da fare. E quindi niente, vi aspettiamo, almeno io vi aspetto, insieme a loro, ovviamente. E ad Africa, se vuole venire, io la invito, non è un problema. Forse Africa sarà presente con noi. Concludiamo però il video. Leggi il mio libro, perché? Perché se ti piacciono i racconti, i romanzi di avventura, con anche un po' di mistero, con un po' di fantasy, perché c'è anche il mistero, lo ammetto, sicuramente è un libro che può interessare a lettori di questo tipo. Io e Africa vi aspettiamo la prossima settimana con nuovi indizi, un nuovo autore e forse delle novità. Alla prossima settimana! Oh, regà, com'è andata?